Nella sua logica più intima e fondamentale, la cosiddetta globalizzazione può essere a giusto titolo qualificata come ideologia del medesimo. Cosa si intende con questa formula, ideologia del medesimo? Con questa formula alludo semplicemente al fatto che la globalizzazione, nella sua logica più intima, corrisponde a un processo di uniformazione planetaria in forza del quale viene distrutto ogni diritto alla differenza, ogni diritto alla diversità, e si impone al mondo intero un unico modello di pensiero, di essere, di produzione e di immaginare il proprio rapporto con il mondo. La globalizzazione allora non corrisponde affatto a quell'irenico processo di espansione planetaria dei diritti tali per cui l'umanità diventerebbe sempre più libera e più unita su scala planetaria. Questa è la rappresentazione autocelebrativa che la globalizzazione propone di sé. Nella sua autentica logica di sviluppo, la globalizzazione corrisponde invece a un processo tutto fuorché irenico, di imposizione planetaria di un'unica visione del mondo, di un unico Weltbild, direbbe Heidegger, di un unico modello a cui adattarsi, con annessa imposizione per tutti i popoli di entrare in quest'unico modello di pensiero, produzione e di sviluppo, e dunque con annessa imposizione per tutti i popoli del mondo di abbandonare le loro specificità. La globalizzazione corrisponde allora, come dicevo poc'anzi, a una grandiosa ideologia del medesimo, tale per cui il capitale che si globalizza, il capitale che si fa mondo, giacché di fatto la globalizzazione a questo corrisponde, all'estensione su scala planetaria della forma merce, cioè della cellula originaria e genetica della società capitalistica, come ci insegna Karl Marx, ebbene la globalizzazione porta con sé l'estensione su scala planetaria della ideologia del medesimo. Impone un unico mercato e con esso un unico modo di pensare, di parlare, di produrre, di scambiare e di rapportarsi al mondo. La globalizzazione si lascia allora inquadrare con la sintassi di Marcuse come one dimensionality, come unidimensionalità del mondo ridotto a piano liscio del mercato globale e degli scambi tra individui atomizzati che non riescono più a pensare il loro rapporto con il mondo e con gli altri se non nei termini dell'esiziale assiomatica dell'out-desk capitalisti. E in termini heideggeriani, la globalizzazione si lascia pensare come processo di Einförmigkeit, di uniformazione, di conformazione planetaria in forza della quale uniformazione il mondo intero viene unificato, cioè ridotto a un unico modo di pensare, produrre e scambiare. Ciò che appunto gli apologeti, ovunque trionfanti della globalizzazione, sempre encomiano, glorificano e santificano come il lato buono della globalizzazione, cioè appunto come l'unico modello positivo, quello occidentale, che si impone su scala planetaria. Ciò che invece, da un punto di vista demistificante e critico, deve essere condannato come una nuova forma di imperialismo che uccide, spesso barbaramente e con i bombardamenti, quando incontra resistenze, uccide il diritto alla differenza e alla pluralità. La globalizzazione, in quanto ideologia del medesimo, corrisponde de facto all'imposizione di un unico modello, a una nuova forma di imperialismo inclusivo, che mira a coartare tutti i popoli del pianeta a entrare, volenti oppure no, nell'unico modello consentito, quello capitalistico, con annessa diffamazione, devastazione, distruzione e anche bombardamento di tutti gli altri modelli che non siano quello capitalistico. La globalizzazione è per questo ideologia del medesimo, per il fatto che non accetta e non sopporta le diversità, deve distruggerle in nome dell'unico modello del mercato e della lingua inglese, del pensiero calcolante, direbbe Heidegger, e della, sul piano ontologico, riduzione dell'essente a pura quantità calcolabile, scambiabile, cioè permeata dall'assiomatica prima ricordata del dout des. La globalizzazione è dunque, dal punto di vista ideologico, l'imposizione di un unico Weltbild, di un unico modello di immaginare il mondo.
è il modello del Bestand, sempre con la sintassi di Heidegger, cioè dell'intero mondo umano e non umano, ridotto a puro piano illimitatamente sfruttabile e consumabile, con annessa riduzione dell'essente a pura quantità calcolabile. Nella globalizzazione non vi è spazio per la pluralità. La globalizzazione è la riduzione del pluriversum a universum, della molteplicità prismatica dei modi di vivere e di pensare all'unico modello consentito del consumatore atomizzato, apolide, deterritorializzato, che parla solo inglese, che aborre ogni radicamento comunitario, ogni forma di relazione non improntata al dot-des capitalistico e che respinge come forme del passato borghese la famiglia, il codice comunitario, la tradizione e ogni forma di rapporto basato sul riconoscimento della comune appartenenza al genere umano, quella comune appartenenza che non si lascia inquadrare nel dot-des capitalistico. La globalizzazione, dunque, è per sua stessa essenza la riduzione del diritto alla differenza e alla pluralità. È in questo senso che si consuma uno dei più tragici paradossi dell'odierno capitalismo planetario post 1989. Dal 1989 ad oggi il capitalismo non cessa di celebrare la libertà dell'individuo contro i terribili totalitarismi livellanti di cui il Novecento ha dato triste spettacolo, e insieme, nell'atto stesso con cui compie senza posa questa celebrazione dell'individuo libero, produce nuove forme di omologazione planetaria, nuove ondate di neoconformismo che dell'individuo sono la negazione. La nostra è la società in cui viene celebrato l'individuo libero e insieme tutti pensano, vogliono le stesse cose e chi pensa diversamente subito viene diffamato come controcorrente, come potenzialmente antidemocratico e totalitario. Questa è l'ideologia del medesimo che potrebbe con diritto essere anche qualificata come pensiero unico planetario. Questa è la globalizzazione, questo è l'orizzonte in cui oggi ci troviamo.